Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Come sapete, oggi presiede la celebrazione eucaristica della solennità di Sant'Andrea Apostolo, Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero, vescovo della diocesi di Padova della Lucania della Metropolia Salernitana, originario della diocesi di Napoli, è stato ordinato vescovo 4 anni fa dal cardinale Crescenzo Sepe. Eccellenza Reverendissima, a nome della comunità diocesana di Amalfi Cava dei Tirreni, la ringrazio per aver accolto l'invito e le porgo il più cordiale benvenuto da Amalfi. L'affetto e la devozione verso l'Apostolo Andrea, già presenti sul nostro territorio fin dall'inizio del Medioevo, si potenziarono con l'arrivo delle preziose reliquie del Santo, pervenute qui da Costantinopoli nel 1208, grazie all'interessamento del cardinale Piero Capuano. Da allora, per accogliere i fedeli pellegrini, si pensò ad edificare una bella cattedrale, poi rimaneggiata e arricchita di opere d'arte. Nel corso dei secoli, il legame tra l'Apostolo e la città è cresciuto, tanto che oggi non è possibile immaginare la vita e la storia senza il riferimento al suo celeste patrono. Siamo consapevoli del grande dono ricevuto dalla Provvidenza e della responsabilità di esserne non solo degni custodi, ma imitatori dell'Apostolo nella fede, nel discepolato, nella testimonianza e nell'ardore missionario. L'afflusso crescente dei pellegrini cristiani ortodossi che giungono per venerare il libro dell'Apostolo ci incoraggia e ci spinge a tenere viva la vocazione ecumenica della nostra Chiesa locale. In questo giorno solenne mi è gradito porgere il mio cordiale e deferente saluto alle gentili autorità civili e militari, al venerabile capitolo della cattedrale, ai reverendi presbiteri, diaconi, seminaristi, ai religiosi e religiose, ai cavalieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme e a tutto il popolo santo di Dio. Saluto anche gli ospiti, i turisti, i pellegrini e i devoti di Sant'Andrea che sono venuti per fare ricorrenza. Saluto anche tutti coloro che oggi festeggiano la massima. Eccellenza, mentre ci disponiamo a partecipare pienamente alla Santa Eucaristia, le chiediamo di spronarci ad essere autentici discepoli di Cristo e veri amici e devoti dell'Apostolo Andrea, soprattutto in vista dell'anno giubilare della Misericordia. Thank you.
Dio onnipotente, esaudisci la nostra preghiera nella festa dell'Apostolo Sant'Andrea. Egli che fu annunziatore del Vangelo e pastore della tua Chiesa, sia sempre il nostro intercessore in cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni il capitano del tempio uscì con le sue guardie e condusse via gli apostoli, ma senza violenza, per timore di essere presi a sassate dal popolo. Li condussero e li presentarono nel Sinedrio. Il sommo sacerdote cominciò a interrogarli dicendo: vi avevamo espressamente ordinato di non insegnare più nel nome di costui, ed ecco, voi avete riempito Gerusalemme nella vostra dottrina e volete far ricadere su voi il sangue di quell'uomo. Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: bisogna obbedire a Dio piuttosto che ai popoli. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso appendendolo alla croce. Dio lo ha innalzato con la sua destra, facendolo capo e salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a Lui. Parola di Dio. Dato che lui stesso è il Signore di tutti,
ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ora, come potranno invocarlo senza aver prima creduto in Lui? E come potranno credere senza averne sentito parlare? E come potranno sentirne parlare senza uno che lo annunzi? E come lo annunzieranno senza essere prima inviati? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annunzio di bene. Ma non tutti hanno obbedito al Vangelo. Lo dice Isaia: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? La fede dipende dunque dalla predicazione, e la predicazione, a sua volta, si attua per la parola di Cristo. Ora io dico, non hanno forse udito? Tutt'altro, per tutta la terra è corsa la loro voce, e fino ai confini del mondo le loro parole. Parola di Dio. In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito
lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi, subito, lasciarono la barca e il loro padre, e lo seguirono. Un saluto alle autorità presenti, un saluto ai sacerdoti, ai seminaristi, a tutti voi cari fratelli e sorelle. Il testo del Vangelo di San Matteo ci porta al primo annunzio del Regno di Dio fatto da Gesù, che chiede di poter accoglierlo come cambiamento radicale, conversione profonda. In questo modo Gesù comincia la sua attività pubblica in Galilea. Matteo poi, prima di ogni altra azione, descrive la chiamata dei primi discepoli, Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni, due coppie di fratelli. Essi ascoltano la chiamata e la accolgono con prontezza, prima ancora di aver capito che cosa la sequela avrebbe comportato in umiliazione e in grandezza. L'annuncio della salvezza parte da una regione periferica, generalmente disprezzata come la Galilea e ritenuta contaminata dal paganesimo. Il messaggio è conciso: il Regno di Dio è vicino, convertitevi. Nessuna spiegazione, nessun concetto di regno, nessun senso e neppure sulle modalità della sua vicinanza. Attraverso la chiamata dei primi discepoli viene invece subito data una esemplificazione concreta di che cosa significa convertirsi. La cornice è lo scenario del lago e lo sfondo è la dura vita quotidiana. Gli elementi essenziali della chiamata, come abbiamo ascoltato, sono la centralità di Gesù, perché l'iniziativa è sua, e lui ti chiama il discepolo. Poi un profondo distacco: Pietro e Andrea lasciano le reti e la barca, che rappresentano la sicurezza del lavoro. Giacomo e Giovanni lasciano anche il padre, che rappresenta le proprie radici, gli affetti familiari. La comunione con Gesù, finalizzata a preparare il discepolo alla missione. Le espressioni di Gesù ci riportano proprio a questo: vi farò pescatori di uomini.
La scelta di Gesù di cominciare in questa regione il suo ministero ha un significato importante. La Galilea era doppiamente sulla linea di confine. Da una parte, a causa delle sue licenze in fatto di ortodossia, dall'altra, la Galilea delle genti era un crocevia, un luogo di incontro di molti gruppi pagani, la porta di uscita verso altri popoli. La Galilea costituiva un ottimo campo per la preparazione dei discepoli di Gesù e per affermare la loro vera identità. Seguitemi, aveva detto Gesù ai primi discepoli, vi farò pescatori di uomini. Cari fratelli e sorelle, il ministero di Gesù in Galilea mostra dunque quale sia il modo di pensare di Gesù, quale sia il vero oggi la sua concezione pastorale. Egli ha in mente le persone lontane dai centri religiosi, politici e di potere. Per questo sceglie un gruppo di discepoli che forma alla comunione con sé e nello stesso tempo alla missione. Gesù è un pastore che non si lascia rinchiudere nel gruppo delle pecore vicine, ma va in cerca di quelle che si sono allontanate o smarrite, e compie questa ricerca nell'incontro, camminando davanti alle sue pecore, trasmettendo anche a loro la sua preoccupazione per le altre, che non sono ancora nel gregge, perché questa è la preoccupazione del Padre, raccogliere tutta l'umanità. Per le nostre comunità, questo significa che non possono concepirsi come realtà chiuse, finalizzate ai membri che le contengono, ma a quelli che non ne fanno parte. E la logica che traspare in tutta la storia della salvezza, quando Dio chiama qualcuno e lo colma di attenzione e di amore, non è per farne un privilegiato particolare, ma per coinvolgerlo nel suo progetto di amore per tutti. Quello che il Santo Padre continuamente ci sta chiedendo: uscire, andare verso gli altri, non vivere la fede come un privilegio personale, ma farsi prossimo di tutti. Possiamo chiederci allora: qual è la grande idea per le nostre comunità cristiane? La Galilea assume oggi in molteplici volti, sono le persone e i gruppi che per un qualche motivo sentiamo lontani, oppure diversi da noi, di fronte ai quali possiamo avvertire come un istinto di chiusura, per paura o semplicemente per una ricerca di salvaguardia della nostra identità, dei nostri valori culturali e religiosi. Potremmo dire è lo straniero che con la sua presenza interroga le nostre democrazie e anche delle nostre comunità cristiane. È il credente di altre religioni che ci dice che l'altro non può restare un puro oggetto terminale della nostra azione caritativa. La sua presenza, la sua situazione, le sue domande interpellano il nostro stesso modo di vivere il Vangelo. Il dialogo mette in gioco noi e loro. Ma ancora è la persona che non confessa una particolare religione, ma che si impegna per l'uomo e per un mondo più giusto. Ed è anche l'indifferente, il distratto dai mille interessi del nostro tempo, che vive senza una coscienza critica, che ha particolarmente bisogno di una testimonianza cristiana, autentica e personale. E c'è poi una gamma crescente di persone che per motivi diversi sono di fatto escluse dalle nostre società. Penso agli ammalati, penso agli anziani, ai sofferenti di disturbi mentali, ai carcerati, ai soggetti alla droga, ai malati di AIDS, persone che non vedono riconosciuti i propri diritti, spesso considerate come scarti. Un vuoto a perdere,
persone che più che chiedere aiuto rivendicano dignità, vale a dire riconoscimento, accettazione, partecipazione. Anche senza pensare ai popoli geograficamente lontani, è questa la nostra Galilea quotidiana, che la sequela di Gesù ci spinge ad accostare. Si tratta di vivere con ciascuno di loro delle relazioni ricche di valori umani ed evangelici, cioè sullo stile delle relazioni che Gesù ci ha mostrato. Sì, miei cari, siamo chiamati a vivere la missione attraverso le relazioni con questi chiunque che incontriamo nel nostro cammino. Non sempre c'è possibile rivolgere l'invito a seguire Gesù, ma sempre è possibile testimoniarlo e anche scoprire i segni della sua presenza e della sua azione nel cuore di chiunque incontriamo. Nella nostra Galilea la missione può passare soprattutto attraverso queste relazioni capillari, quotidiane. L'importante è che siano secondo il Vangelo. Rimaniamo ancorati all'esempio di Sant'Andrea e di tutti gli Apostoli. Seguiamo Gesù come essi hanno fatto, nonostante le ombre dei dubbi che ebbero, perché è grazie alla loro risposta e alla loro disponibilità e audacia di missionari del Vangelo che abbiamo conosciuto e ricevuto il dono della fede. Grazie a Sant'Andrea, a San Pietro, ai tantissimi testimoni dell'amore di Gesù che è giunta a noi la parola di salvezza, che ci permette di crescere nei valori del Vangelo. Dalla festa di questo giorno e particolarmente da questa liturgia portiamo nei luoghi della vita quotidiana la gioiosa notizia che il Signore ha per ogni uomo progetti di pace e di amore e che tutti siamo coinvolti per diffondere ovunque con la testimonianza della vita e l'annuncio del Vangelo il suo regno. Vi accompagni la preghiera e l'intercessione di Sant'Andrea e la Vergine Maria moltiplichi in voi il pensiero di bene per essere missionari della carità di Cristo.
Chiesa viva la sua missione apostolica con la stessa intensità e fedeltà. Coloro che Dio ha scelto come primi testimoni del suo Figlio Gesù. Crediamo insieme dicendo: donaci, o Padre, la fede e la carità degli Apostoli. Donaci, o Padre, la fede e la carità degli Apostoli. Per la Chiesa che ti sei acquistata con la croce del tuo Figlio e hai edificato sulla testimonianza degli Apostoli, perché spoglia di oro e di argento, offra al mondo l'unica ricchezza che possiede, Cristo crocifisso e risorto. Preghiamo. Donaci, Padre, la fede e la carità degli Apostoli. Per tutti i discepoli del Vangelo, perché sull'insegnamento degli Apostoli si trovino uniti in una sola fede, in un solo Signore, in un solo battesimo. Preghiamo. Donaci, Padre, la fede e la carità. Per le gravi disuguaglianze che colpiscono l'umanità, perché le risorse della terra non siano disperse negli sprechi e nelle armi di distruzione, ma l'abbondanza dei popoli ricchi supplisca all'indigenza dei popoli. Preghiamo. Per tutti coloro che soffrono persecuzione a causa del nome di Gesù, perché il loro sacrificio sia germe di una nuova primavera di vita cristiana. Preghiamo. Per la nostra comunità, radunata nel ricordo degli Apostoli, perché spezzando il pane con letizia e semplicità di cuore, lodi il Signore e attiri i nuovi fratelli della Chiesa. Preghiamo. Dio, che hai confermato con la tua potenza l'umile e gioiosa testimonianza degli Apostoli. Concedi anche a noi di essere araldi del Vangelo con la forza e la sapienza del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Padre onnipotente. Il Signore riceva da te il suo sacrificio, allora è il suo nostro, per il nostro, per la sua santa vita. Accogli, Signore, con i doni che ti presentiamo nella festa di Sant'Andrea Apostolo, l'umile offerta di noi stessi, e donaci in cambio la tua vita divina, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Prendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Pastore eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e protegge sempre, per mezzo dei tuoi santi apostoli, e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastore. Per questo dono della tua benevolenza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria. Thank you.
piano del tuo figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, Sant'Andrea, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro vescovo Orazio, il vescovo Gino di Ecclesia di questa concentrazione, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
la partecipazione al tuo sacramento, Signore, ci fortifichi e ci dia la gioia di portare in noi, sull'esempio di Sant'Andrea Apostolo, i patimenti di Cristo per partecipare alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Andate in pace. Vediamo la grazia di Dio.